I giovani imprenditori, diciamo, sono giovani, come dice il vostro titolo, coraggiosi, quindi sicuramente hanno un approccio alla rivoluzione tecnologica molto più attuale e questo è un vantaggio in questo periodo perché, come sappiamo, il lavoro di smart working o comunque il lavoro con presidi tecnologici porta vantaggio, quindi ovviamente siamo un po' tutti, diciamo, in attesa che si risolva questa situazione, ma siamo forse anche le persone che in questo momento siamo più mutevoli e ci adattiamo meglio alle nuove tecnologie, quindi bisogna sempre guardare anche nelle situazioni più difficili appunto quello che può essere il vantaggio e oggi penso che un'azienda guidata da un giovane possa trasformarsi meglio. Ma quali prospettive ci sono per il futuro, visto che proprio voi siete il futuro del paese, ma soprattutto avete trovato nuove opportunità, per assurdo, in questo momento di difficoltà? Beh, come dicevo prima, bisogna sapersi reinterpretare. Io ad esempio ho un'azienda che si occupa di abbigliamento e arredamento per neonati e in questo particolare periodo ho studiato una formula specifica di gel mani disinfettante per i bambini, perché ad esempio era molto presente il gel mani disinfettante classico, ma nel mio mercato, cioè nel mondo dei più piccolini, non c'era qualcuno che aveva pensato a un additivo che potesse, diciamo, non danneggiare le mani dei bebè, dei più piccoli. Quindi quando intendo sapersi reinterpretare e capire l'esigenza di mercato e convergere magari le produzioni su altre tipologie di articoli. Io penso che questo l'Italia, essendo un gruppo di comunque di creativi ed innovatori rispetto all'Europa, abbia un forte vantaggio. Come Confindustria Giovani mi sento di dire che noi ci teniamo al concetto di Europa e siamo comunque europeisti di DNA. E quindi non vorremmo che questa situazione critica si trasformasse in una lotta fra paesi, ma anzi ci unisse ancora di più. E ci hai appena parlato della tua attività di imprenditrice, tu hai fondato Nanan, marchio per mamme e per neonati, e cerchiamo di ridere un po' sui social, spopola ormai l'idea che 9 mesi dopo la quarantena ci sarà un boom di nascite, sei pronta a tutto questo lavoro? Io sono prontissima, io veramente mi auguro che in caso si sia tornate alle tradizioni di una volta, fare tantissimi figli, ovviamente sono fortemente di parte, insomma, me lo auguro proprio, noi siamo sempre pronti.